Oggi con Paese che vai faremo un viaggio nel tempo. Portate indietro le lancette di circa 2000 anni fa. Qui alle mie spalle le terme romane del Bacucco. Pensate, è proprio qui che Michelangelo faceva i suoi bagni. Ma per parlare di questo reperto storico, archeologico, ho un esperto del territorio, un appassionato d'arte. Ho il piacere di presentarvi Stefano Spolverini. Grazie Grazie, Stefano, grazie grazie per Pina. aver accettato il nostro invito. Tra l'altro, noi è già da un po' di tempo che Sì, è vero. facciamo insieme numerosi viaggi, ma quello di oggi è un viaggio unico. Come dicevo, porteremo indietro le lancette del tempo, andremo indietro di circa 2000 anni fa. Certo, hai proprio ragione. Lascio a te spiegare cosa nasconde questo magnifico reperto archeologico. Hai proprio ragione, Michelangelo. Michelangelo chiude praticamente la storia di questo edificio alle nostre spalle. Questo è il più importante dei 14 impianti termali che erano presenti qui nel comune di Viterbo. Sono circa 10 chilometri dell'antica via consolare Cassia che passava qui, proprio qui vicino a noi, e appunto c'erano 14 impianti termali. Perché il territorio era ricchissimo di queste fonti di acqua termale, ipertermale, molto calda, bicarbonato alcalino terrosa, un po' sulfurea, che dava anche non solo il tipico colore bianco al territorio, ma anche quell'odore di zolfo, che poi ha ispirato anche gli Etruschi a richiamare il loro dio Suri, quello degli inferi, a dare un nome a un villaggio che c'era qui, che hanno chiamato Surrena, si pensa, non ci sono certezze, che poi sarà quella che nel tempo diventerà Viterbo. Impianti che, nonostante la caduta dell'Impero Romano, hanno lavorato per tanto tempo, e questo è arrivato al 1500, e proprio Michelangelo, che aveva un periodo di frequentazioni qui a Viterbo con il cardinale Egidio, Reginald Pole e Vittoria Colonna, un'allegra brigata di amici, si incontravano e lui veniva a fare i bagni in questa. Ecco, come possiamo immaginarlo questo edificio nel 1500, più o meno quando Michelangelo veniva qui a fare il suo bagno? Lo sappiamo benissimo, per fortuna, perché Michelangelo ci ha lasciato i disegni di suo pugno, con addirittura degli scritti, dove ha fatto sia la pianta sia gli interni di questo edificio qui. Non solo lui, anche il Sangallo e anche il Vasari ci hanno lasciato disegni di questo impianto. Quindi abbiamo questa firma storica che ci dà la certezza che fino a quel periodo, prima della calata delle antiche Necchie nel 1527, che hanno distrutto tutto, questi impianti ancora funzionavano ed erano efficienti. Eppure oggi faremo un viaggio tra passato e presente per quanto riguarda questi edifici termali. Allora io ti chiedo una giornata come quella di oggi, un po' nuvolosa. Tu ritieni che sia l'ideale per approfittare di immergersi nelle acque termali? Ti e vi svelo un segreto. Questa è una giornata, può sembrare strano, ma in realtà è la giornata ideale per venire alle terme. Qui a Viterbo sono quasi tutte anche all'aperto, sono sempre aperte. E le giornate dove c'è la pioggerellina è un piacere immenso stare nell'acqua calda e fare il bagno, perché c'è meno gente ovviamente e c'è il silenzio che viene portato dalla pioggia. Ed è veramente un momento fantastico, stare immersi nell'acqua calda con la pioggerellina sopra che scende. Ma cosa nascondono queste acque termali? Quali sono le caratteristiche e quali benefici per chi si immerge? Benefici sicuramente. Il primo è psicologico, cioè quando ci si immerge nell'acqua si ha proprio una sensazione di benessere incredibile.
C'è una branca specifica della medicina che si chiama l'idrologia, che studia proprio i benefici delle acque termali, le acque che generalmente poi vengono anche certificate degli enti per determinare tutti i vari benefici che possono apportare al fisico. Noi che siamo profani possiamo dire alle ossa, alla pelle, il beneficio è incredibile. Ci vuoi raccontare qualche aneddoto di come invece, andiamo indietro nel tempo, i romani vivevano le terme? Per esempio, ho letto che amavano profumare l'acqua o ancora abbellirla con delle rose, con dei petali. È così. C'è Seneca che fa una cosa molto carina sulle terme, una descrizione. Prima di tutto era un appannaggio anche del popolo, cittadini romani ovviamente, e c'erano due tipologie, diciamo, di terme. Quelle tipiche romane che troviamo anche a Roma, che sono quelle lì che hanno il calidarium, il frigidarium, no? Cioè, quindi la stanza fredda, la stanza calda, la natazio, la piscina dove si nuotava, poi gli spazi per fare gli esercizi. Ecco, questa tipologia che troviamo spesso a Roma, troviamo anche qui vicino a Ferento, aveva il calidarium che era praticamente riscaldato, l'acqua era normale, e il calidarium aveva praticamente una sorta di riscaldamento a pavimento, c'era una camera sotto il pavimento, una fornace scaldava gli ambienti e praticamente sopra c'era questa stanza caldissima e poi passavano al freddo, no? Facevano questo salto di caldo-freddo. Gli ambienti, chiaramente c'erano quelli per il popolo, poi c'erano quelli anche per i più ricchi, erano frequentatissimi ed erano, come ci dice Seneca, ambienti dove c'era tanta confusione, dove c'era il rumore, che so, dei massaggiatori, gli schiamazzi, quelli che giocavano a palla, il rumore dei manubri. Era veramente un insieme di rumori, di odori, perché appunto mettevano anche i profumi, ma anche c'erano quelli che portavano le cose da mangiare, chi cuoceva le salsicce, cose così, insomma. Era un ambiente forse che oggi non possiamo immaginare, perché oramai vediamo le terme come un luogo quasi sempre molto silenzioso. All'epoca non era silenzioso, oltretutto era una cosa quasi quotidiana, ci si vedevano, magari non dico proprio tutti i giorni, ma era un punto per incontrarsi, socializzare e, perché no, lavarsi, perché lo scopo era quello. Qui a Viterbo abbiamo l'altra particolarità, abbiamo alcuni impianti che sono come quelli romani classici, quindi con l'ipocausto, il calidarium, eccetera, eccetera, ma qui abbiamo la fortuna che l'acqua, la natura, ce l'ha data già calda, peraltro tra i 50 e i 60, anche 62-63 gradi alla sorgente, e quindi sfruttavano questa ricchezza direttamente così. Questo era un impianto di quelli. All'interno c'era una vasca centrale, non sappiamo bene se ottagonale o rotonda ancora, ma sta ancora lì, sta sottoterra, e lì praticamente veniva mandata giù l'acqua della sorgente, si riempiva e si faceva questa, la balneoterapia, ci si immergeva e nel frattempo si chiacchierava. Stefano, mi hai portata in questo territorio enorme, grande, di dimensioni ma anche di importanza per Viterbo. Stiamo parlando del territorio del Bullicame, qui c'è la sorgente madre dove la temperatura dell'acqua è a 60 gradi, 58 per l'esattezza, però qui dobbiamo fare un nome, il nome di Dante, e tu mi racconterai del legame che c'è tra Dante Alighieri e Viterbo. Esatto. Dobbiamo passare a un qualche secolo prima, perché Viterbo praticamente oggi è vicino al vecchio tracciato della Via Cassia. Dopo la fine dell'Impero Romano questa via è diventata importante perché portava tutti i pellegrini dal nord Europa, dal nord Italia, li portava verso Roma dal Papa a San Pietro. E questa poi piano piano ha preso il nome di Via Francigena. Ed era la via principale, appunto, dove era possibile per tutti raggiungere Roma, quindi il Santo Padre,
e di seguito raggiungere Brindisi per andare in Terra Santa. Questa, diciamo, è la route map, la route più importante dell'epoca. Cosa succede? Verso la fine, nel 990 per la precisione, l'arcivescovo di Canterbury, Sigerico, proprio per la nomina ad arcivescovo, viene chiamato a Roma dal Papa per ricevere quello che si chiama il palio, cioè la stola che hanno portano sulle spalle. Sigerico viene a Roma da Canterbury, si fa questo piccolo viaggetto, arriva a Roma, prende il palio, l'investitura ad arcivescovo, riparte per Canterbury. Però ha una grande idea, al ritorno praticamente si segna tutte le tappe e quindi ogni circa 30 km mette una tappa. Questa mi sembra sia la numero 6 e lo Sce Valentini la chiama, perché qui c'era il borgo di Vico Camillario, un vecchio borgo importante sulla via Cassia. E quindi che succede? Che a seguire questa diventa la storia della via Francigena, che ancora oggi si vive per i pellegrini, tutte le Manzio, no? Eccetera, eccetera. Succede che nel 1300 ci passa pure Dante, perché fa due viaggi, mi sembra, per andare a Roma, e ai dantisti, ad alcuni dantisti, piace tanto l'idea che Dante abbia preso tante idee della commedia proprio qui, un po' per la selva, che probabilmente è riferita alla selva cimina che ha attraversato, che all'epoca era molto più folta che oggi, sia per questo ambiente che chiaramente all'epoca era completamente diverso, questo colle, questa specie di cratere, era tutto vuoto e quindi si vedeva da lontano, era tutto bianco, pieno di fumo, eccetera, eccetera, e forse ha dato anche l'idea dell'inferno. E lo cita. Nel canto 14 viene citato proprio il bullicame, e quindi per noi è importante anche Dante. La parola stessa, bullicame. Perché bolle. Perché bolle. Detta anche all'epoca bullicante, insomma, la barriera. Ci sono degli aneddoti per voi viterbesi di questo luogo? Beh, prima di tutto era il bagno popolare, no? Quello che faceva mio padre, mio nonno, spesso andava al mare, che era troppo lontano, veniva a far bagno qua. Partivano come qui, come al Bagnaccio o come alle Masse di San Sisto, partivano con gli zoccoli fatti in casa, con una striscia di cuoio, la canottiera, l'asciugamano sulle spalle, e venivano a fare il bagno qua. Quindi questo faceva proprio parte della cultura popolare, certo, del ceto medio-basso ovviamente, però era una cultura forte. E l'altra cosa che è importante di questo territorio è che dopo la caduta, diciamo, del disuso delle terme, anche distrutte dalla Zicanecchi, dopo praticamente questi territori sono stati utilizzati, le acque, per la lavorazione della canapa. E questo è importante proprio per la lavorazione della canapa. Qui intorno ormai si vedono solo dall'alto, è pieno di buche che venivano riempite, ci si metteva la canapa a macerare perché c'era bisogno di macerare, e quindi fino al secolo scorso è andata avanti questa tradizione della lavorazione della canapa finché esisteva. È da lì che vengono le pettatrici della città, che poi sono diventate peccatrici, ma le pettatrici erano quelle che lavoravano la canapa. Questo vasto territorio delle Bullicame come è cambiato nel tempo? Beh, è stato, prima di tutto è cresciuto tutto intorno, adesso c'è anche l'aeroporto vicino, eccetera, eccetera. Poi è stato messo in sicurezza, è stata fatta questa è più recente, prima ce n'era un'altra più brutta, adesso invece è stata fatta questa dall'architetto Giacomini, e quindi è stato, diciamo, abbellito. E poi vicino abbiamo l'orto botanico, l'Angelo Rambelli, insomma, quindi siamo vicini alle Terme dei Papi, siamo vicinissimi, siamo vicini alle Terme Salus, alle Carletti, che è un altro sito, sempre un parco comunale come questo, che sta qui vicinissimo, anche quello era usato per la canapa, anche lì ci sono rovine di terme romane, ci stanno anche qui sotto, qui ce n'erano due, quindi abbiamo questi famosi 14/15 stabilimenti antichi e qui ce n'erano tantissimi qui intorno. Questo luogo è visitabile per i turisti? Sì, è visitabile, ci possono anche fare bagni. Questo è del comune, quindi ci sono i guardiani del comune, la sera lo chiudono come qualsiasi parco, e c'è una vasca dove è possibile fare il bagno, completamente gratis.
possiamo anche fare un accenno storico all'importanza della stele alle tue spalle. La stele ricorda appunto il passaggio di Dante. C'è il tratto del 14° canto relativo al Bullicame e poi è stata aggiunta quest'anno, giustamente per il 700° anniversario, una ulteriore lapide a ricordo di Dante Alighieri.